la collina di Lorenzo oramai ha più di 20 anni. Devo dire che è un progetto che si è realizzato, o meglio, si è concretizzato, va alla grande. Ogni anno più o meno andavano dai 20 ai 23 mila bambini e ragazzi durante il periodo scolastico, senza ovviamente quelli che vengono al fine settimana o nei giorni feriali. A parte un anno e mezzo di stop per il Covid, adesso abbiamo ripreso, in questi 2 mesi abbiamo fatto 7.000 studenti che sono i ragazzi, o meglio i bambini, che io credo che loro abbiano la capacità di stupirsi, di meravigliarsi e di assorbire tutto quanto riguarda soprattutto la parte naturalistica. Il libro La collina di Lorenzo, sì, è un libretto, devo dire che lo distribuiamo ai bambini, ai ragazzi, poi alle mamme, perché questi progetti, quando diventano poi troppo grossi, sono solo io a gestirli, diventa un impegno veramente gravoso, perché devo essere impegnato. Io lo faccio, lì non, nessuno paga niente, è tutto gratuito. E adesso sono 7 le scuole, c'è una primaria, una secondaria, una scuola professionale per accompagnatori ecoambientali, c'è un istituto d'arte, una scuola di musica, un refettorio, un convitto e un poliambulatorio. È un paese. Si distribuiscono 1200 pasti ogni giorno, per cui diventa anche lì un impegno importante, per cui alla fine durante il Covid è stato non un piccolo problema, un grande problema, perché non potevo fare serate così, perché tutte le serate io le faccio gratuitamente, ma devono fare il versamento per la RAIL Memorial School. Ecco, però adesso insomma ci siamo. Ma io oramai parlo pochissimo di montagna, ma veramente, e tante volte deludo gli alpinisti, a parte che sono di una generazione ovviamente che andava con un'idea un po' particolare, per me non era un'attività sportiva, era una filosofia di vita, giusta o sbagliata, però è lo specchio di una società, che io ritengo una società malata, e di conseguenza ha contagiato più o meno un po' tutti. Per cui se voglio dare un senso autentico all'esistenza, non è quello di vivere con i ricordi alpinistici, ma quello di lasciare qualcosa anche quando io non ci sono più, dal momento che ritengo di essere qua di passaggio.